All'estremo sud della penisola araba c'è una terra dove dalle sabbie aride del deserto sorgono quasi magicamente magnifiche oasi. Gole selvagge nascondono cascate e corsi d'acqua. Immense distese irrigate a pioggia appaiono in pieno deserto. Piantagioni rigogliose e foreste verdissime ricoprono le montagne e scendono fino al mare. È quella che gli antichi chiamavano l'Arabia Felix, la terra felice dove, superati gli aridi deserti dell'Arabia Petrosa, si ritrovavano le palme, il verde, la vita. Bagnata dalle calde acque dell'Oceano Indiano e benedetta dai monsoni che a cicli stagionali ne lambiscono le coste, quella terra felice esiste ancora. È il sultanato di Oman. Un paese desertico, attraversato da un'arida catena montuosa e solcato da migliaia di wadi, gli antichi letti dei fiumi. Una leggenda araba narra che un giorno re Salomone viaggiava in volo da Persepoli a Gerusalemme quando una corrente di vento lo portò sulla terra di Oman. Sorvolando i deserti, Salomone vide dall'alto uno splendido castello. Il castello apparteneva a un'aquila, signora di quelle terre, mentre gli uomini che le abitavano erano dei poveri beduini assetati, erranti nel deserto arido. Re Salomone, cui la leggenda attribuiva poteri soprannaturali, decise di aiutare quegli uomini e ordinò ai djinn, geni creati dal fuoco e sospesi tra il cielo e la terra, di dare acqua a quei luoghi. Sulla cima delle montagne, i potenti geni cercarono sorgenti sotterranee e scavarono profondi canali che, attraverso vallate scoscese e deserti, portarono l'acqua fino all'uomo. Il figlio di Davide aveva dato al deserto la vita. Questa la leggenda. In realtà furono i persiani che, dopo aver assicurato alle aride regioni iraniche una duratura prosperità agricola, insegnarono la difficile tecnica per la costruzione dei falagi al popolo omanita. Individuata la sorgente adatta, attraverso pozzi verticali scavati nel terreno asciutto, i costruttori di falagi si calavano nelle viscere della terra a profondità che raggiungevano i 60 metri. La costruzione di un falagi richiedeva anni di durissimo lavoro, comportava la perdita di numerose vite ed esigeva una notevole perizia tecnica. In spazi stretti e umidi, in condizioni sovrumane, per il calore e la scarsità di ossigeno, veniva scavato l'alveo del canale sotterraneo. Su un tracciato di centinaia di chilometri veniva data l'esatta pendenza allo scavo senza l'aiuto di livelle né altri strumenti. Entrata nella condotta sotterranea, l'acqua doveva scorrere lentamente per non danneggiare le pareti e non asportare dal fondo fango e detriti,
fino a quando, dal ventre delle montagne, sarebbe finalmente uscita allo scoperto. Intorno ai corsi d'acqua, dove prima erano solo deserto e aride montagne, prosperò l'antica civiltà umanita. A difesa delle oasi e dei villaggi si innalzarono torri di guardia e poderose fortezze. Le alte torri frammentate, le muraglie aperte da brecce, i merli smussati, i torrioni vigorosi si ergono ancora oggi dalle pareti rocciose e costellano tutto il paese, imponenti segni di quell'antica ricchezza. La prosperità che l'acqua portò a quelle antiche popolazioni del deserto può forse essere compresa se, per analogia, si pensa alla ricchezza arrecata, in tempi ben più recenti, da un altro dono giunto anch'esso dalle viscere della terra. Nell'immenso deserto del Rub al-Khali, laddove nessuna forma di vita è possibile e solo le antiche tribù nomadi sanno sopravvivere, si vide sgorgare, in gran quantità, l'oro nero. Da Fahud, nel cuore del deserto, fu costruito un oleodotto sotterraneo che, attraverso il passo montagnoso di Sumail, giunse fino alla costa del Golfo di Oman, vicino a Mascate. Figlio del petrolio, il moderno Oman appare con le sue splendenti città di cristalli, di quarzo e di marmo. Al-Ajar sono chiamate le montagne in Oman, le rocce. Sorgono dalle pianure e dal mare, si ergono dagli altopiani ghiaiosi e dalle dune instabili, oltre le quali è il deserto assoluto. Distendono il loro profilo scuro attraverso l'intero paese, come una solida spina dorsale. Siamo a 3.000 metri di altezza, sul picco della Jebel al-Akhdar, la cima più alta delle montagne di Ajar, conosciuta come la Montagna Verde. Nelle sue fertili vallate montane, una comunità rurale relativamente stabile e prospera vive da tempi antichissimi. Su questa terra, straordinariamente bella e selvaggia, le coltivazioni a terrazza si susseguono rigogliose, strappate alla roccia arida. Ovunque si diffonde il profumo dei melograni. Tra i rami spinosi spiccano gli enormi fiori scarlatti, da cui in inverno nasceranno gli odorosi frutti dai grani color rubino, per gli arabi augurio di prosperità e fecondità e simbolo di bellezza.
È marzo e sulla Montagna Verde è il mese della raccolta delle rose. Sono le damascene, piccole, delicate e profumatissime. Pendono dai folti rovi a grappoli, come gioielli. Il roseto frusciò e mormorò. Sono la rosa di Damasco, la regina dei fiori. E piango perché le mie lacrime diventino profumo nei tuoi stivali. Dai petali freschi, macerati secondo l'antico metodo che gli arabi appresero dalle popolazioni mediterranee, verrà estratta una preziosa acqua odorosa che ancora oggi viene offerta all'ospite per dargli il benvenuto e aiutarlo a ritemprarsi dalle fatiche del viaggio. Ti accoglierò nella mia tenda al riparo di una palma. Ti offrirò sangue di rosa e datteri. E tu riprenderai il cammino. Sono i frammenti fantastici di antiche storie del mondo arabo. Il dattero, morbido e succoso, miracoloso frutto dell'albero della vita, capace di restituire vigore e forza durante le lunghe marce attraverso il deserto arido, ha rappresentato nei secoli, per quei popoli, il nutrimento per eccellenza. È ottobre, il mese della raccolta. E ancorati al tronco della palma, i più giovani raggiungono la cima per reciderne i pesanti grappoli. Un gesto antico, come la storia stessa del popolo arabo. Le nobili palme, simbolo del divino, emblema di fecondità e incarnazione della bellezza femminile, con le loro possenti corolle scolpiscono il volto del paese e restituiscono, come in una visione, l'immagine quasi fantastica dell'Eden. Sorta al riparo di un immenso palmeto, alle pendici della Montagna Verde, è l'antica città di Nizwa. Tra le palme verdissime si erge maestoso l'antico forte e ancora più in alto l'azzurro minareto della moderna moschea. A Nizwa, ogni mese, dalla cima delle montagne di Ajar e dalle zone desertiche meridionali, contadini e beduini arrivano con i loro carichi di bestiame. In un ampio spazio circolare, nel cuore della città, vacche, capre, pecore vengono esposte per la vendita. Dal deserto, numerose sono giunte le donne. Sono discrete, silenziose. Il volto nascosto dietro la burka, la tradizionale maschera scura. L'atmosfera chiassosa sembra un po' quella di una festa. Si fanno sfilare gli animali tra risa e urla di consenso. Si tastano per assaggiarne le qualità e lo stato di salute. Terminato il mercato, ognuno farà ritorno al proprio villaggio e le bestie raggiungeranno i nuovi pascoli.